Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Sia lodato Gesù Cristo. Cari bambini, oggi vorrei fare una catechesi sulla messa. E per fare questa catechesi sulla messa dobbiamo chiedere l'aiuto ai santi, perché solo i santi capiscono veramente che cos'è la messa. E per cominciare vorrei chiedere l'aiuto di San Bernardo di Chiaravalle. San Bernardo dice che si merita di più ascoltando devotamente una santa messa che con il distribuire ai poveri tutte le proprie sostanze e con il girare pellegrinando su tutta la terra. Fare un pellegrinaggio a piedi fino a Gerusalemme è una cosa bella e buona, ma vale di più ascoltare la messa. Dare ai poveri tutti i beni è una cosa evangelica, è una cosa buona, però ascoltare una messa vale di più, afferma San Bernardo. Sant'Agostino diceva che tutti i passi che uno fa per recarsi ad ascoltare la Santa Messa sono da un angelo numerati e sarà concesso da Dio un sommo premio in questa vita e nell'eternità. So di una bambina che qualche domenica fa ha fatto quasi 200 chilometri per assistere una messa. 200 chilometri, quanti passi ci sono in questo cammino di 200 chilometri. Ebbene, ogni passo fu numerato da un angelo e per ogni passo che questa bambina e la sua mamma hanno fatto per ascoltare la messa verrà concesso un sommo premio in questa vita e nell'eternità, lo afferma Santo Agostino. Nessuna lingua umana può enumerare i favori dei quali è sorgente il sacrificio della messa. Il peccatore si riconcilia con Dio, il giusto diviene più giusto, sono cancellate le colpe, annientati i vizi, alimentati le virtù e i meriti, confuse le insidie diaboliche, afferma San Lorenzo Giustiniani. A Roma c'è una chiesa vicino all'abbazia delle Tre Fontane, una piccola chiesa chiamata Scala Santa. Il nome di questa chiesa è dovuta a una messa celebrata da San Bernardo di Chiaravalle quando viene a Roma in visita. Mentre San Bernardo celebrava, vide a fianco all'altare una scala e per questa scala le anime
del purgatorio salivano in cielo. Quella scala era la messa. Ogni volta che si celebra la messa, molte anime, numerosissime anime, dal purgatorio salgono in cielo. La messa è la gloria di Dio, è la gioia degli angeli, è il trionfo dei santi, è il refrigerio delle anime del purgatorio, è la consolazione, la forza dei cattolici che su questa terra devono combattere. Non c'è atto più grande che assistere la messa. Non c'è. Assicurati, diceva Gesù a Santa Gertrude. Ascoltate bene questo, cari bambini. Gesù a Santa Gertrude promise questo: assicurati che a chi ascolta devotamente la Santa Messa, io manderò negli ultimi istanti della sua vita tanti dei miei santi per confortarlo e proteggerlo, quante saranno state le messe da lui ben ascoltate. Che promessa grandiosa! Nell'ultimo istante della mia vita, della vita di ciascuno di voi, ci saranno vicino a noi tanti santi quante messe avremo ascoltato durante la vita. Wow! Se ho ascoltato 100 messe, ci saranno 100 santi vicino a me per confortarmi, per proteggermi contro le insidie dei demoni che soprattutto all'ora della morte vogliono dare fastidio, mettere insidie ai cristiani. Allora, ogni messa che io assisto mi assicura la presenza di un santo all'ora della mia morte. E così, cari bambini, in una tale buona compagnia posso sperare bene di andare in paradiso. La messa è la devozione dei santi, affermava il curato d'Ars. Allora, che cosa è la Santa Messa? La Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo che, sotto le spezie del pane e del vino, si offre dal sacerdote a Dio sull'altare in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. La messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù. La messa è il Calvario, rinnova il sacrificio della croce. Tra la messa e il sacrificio della croce, tra il sacrificio della messa e il sacrificio del Calvario, non c'è nessuna differenza. È il medesimo sacrificio, è sempre Gesù che si offre al Padre per adorarlo, ringraziarlo, riparare i peccati, propiziarlo e supplicare le grazie, domandare le grazie.
L'unica differenza è che durante il sacrificio della croce sul Calvario c'era lo spargimento di sangue, se vedevano le piaghe di nostro Signore, se ascoltavano le sue parole. Nel sacrificio della messa non vediamo lo spargimento di sangue, non vediamo le piaghe, non sentiamo le parole, ma il sacrificio è il medesimo. Voi prendete l'acqua. L'acqua può trovarsi in un stato liquido, l'acqua, che voi mettete un bicchiere e bevete, è acqua. Oppure può trovarsi in uno stato di vapore, vapore, l'acqua evapora e quindi ci sono queste particelle dell'aria, ma è sempre acqua in stato di vapore. Oppure prendete l'acqua e mettete nel freezer, l'acqua diventa ghiaccio. Anche il ghiaccio è acqua, non è diventato latte, è sempre acqua, acqua ghiacciata, acqua liquida, acqua in vapore, sempre acqua. Così, questo è solo un povero paragone, così la messa e il Calvario è sempre il medesimo sacrificio di Gesù. Nel Calvario Gesù si offre di un modo cruento, cioè si vedeva il suo sangue, si vedevano le sue piaghe, si ascoltavano le sue parole. Nella messa è il medesimo sacrificio di un modo incruento, sotto le spezie soave del pane e del vino. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento Nostro Signore preparava già gli uomini per questo grande avvenimento, la passione e morte di Cristo, il suo sacrificio. E voi, cari bambini, avete già studiato il sacrificio di Abele. Abele e Caino hanno offerto un sacrificio a Dio. Caino offrì quello che era di poco valore, quello che non gli serviva. E invece Abele offrì a Dio quello che aveva di più prezioso, di più bello. E Dio accettò il sacrificio di Abele e rifiutò il sacrificio di Caino. Poi avete anche già studiato il sacrificio di Abramo e Isacco. Dio chiese a Abramo un sacrificio misterioso che non possiamo capire. Non capiva nemmeno Abramo perché era un grande atto di fede. Abramo capiva solo che Dio è onnipotente, Dio può fare tutto quello che vuole, Dio è bontà. Se Dio mi chiede questo, lui sa quello che è meglio, e se Dio mi chiede di sacrificare il proprio figlio, lo risusciterà in qualche modo. E allora Abramo ha avuto fede nella parola di Dio e quindi era disposto a sacrificare il proprio figlio, anzi, già aveva il coltello in mano e sul punto di sacrificare il figlio, Dio manda un angelo per trattenere la sua mano e dire: basta così, il Signore ha capito che lo ami tanto, hai tanta fede in lui da sacrificare il proprio figlio. E quindi Dio non accettò poi il sacrificio di Isacco, ma a posto di Isacco, Abramo sacrificò un agnello, simbolo